poi c'è tutta la retorica di contorno, ma io credo che in parte sia vera, e cioè tutti i latitanti che insomma negli anni 70 scendevano dalle montagne, se ne fregavano delle forze dell'ordine e cercavano di entrare allo stadio Sant'Elia per vedere Riva, e sembra che dietro la porta appunto del portiere avversario c'era sempre Mesina lì, Graziano Mesina, che faceva l'occhiolino a Riva, e Riva insomma caricava il suo sinistro con la dinamite e l'amsicola andava invisibile. Io non so se c'è qualcuno qui che ha avuto la fortuna di...